Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Osanna al Figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, e il Re di Israele, osanna nell'alto dei cieli. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo i soldati in Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e lì vivere regna dei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualche cosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma ve lo rimandirà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al Figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Lode a Dio. Celebriamo l'inizio di questa settimana santa con questa Eucaristia alla vigilia della Domenica delle Palme e la celebriamo in questo santuario che dal 2014 è stato eretto come luogo di accoglienza per i pellegrini, quelli fisici, perché qui sotto c'è la superstrada che porta su lunghe distanze, ma soprattutto o anche per i pellegrini, quelli spirituali, perché nessuno di noi è arrivato, stiamo per arrivare nella patria del cielo. E con questo spirito che faccio anche io la salita verso il luogo della celebrazione, perché anche io, in nome vostro, ecco, sono pellegrino, sto camminando verso la Gerusalemme del cielo. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Esaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola agli sfiduciati. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolto con i miei discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottrattato la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti. Sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate al Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Passione del nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.» I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e preparano la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.» Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.» Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto.» Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò le benedizioni, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo.» Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.» Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.» Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai.» Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.» Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare.» E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me.» Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.» Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, perché non entri, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.» Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.» Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco, arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì. E lo baciò, e Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percosero. Altri lo schiaffeggiarono, dicendo: fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù, il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro.
infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò, e Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa, pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si erano radunata Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dall'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa.
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero da mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo della Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino miscolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandolo a sorte. Poi seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui. Ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani?» Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono, uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero, costui era figlio di Dio». Ve erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra questi c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro,
se ne andò. Lì, sedute, di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceva, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Facciamo adesso qualche minuto di silenzio, facendo risuonare dentro di noi le parole della Passione, del Vangelo di Matteo. Abbiamo ascoltato tanti momenti della vita di Gesù. Adesso cerchiamo di scegliere una che ha meglio suscitato dentro di noi per farne tesoro per la Settimana Santa. Dalla Passione del nostro Signore mi fermerei su tre momenti importanti, salienti della Passione. Prima di tutto abbiamo sentito che quando Giuda arriva insieme con le guardie, uno dei discepoli di Gesù estrae la spada e taglia l'orecchio. E il Signore che interviene dicendo: chi di spada perisce, di spada perisce. Ecco, il Signore è venuto non per imporre la potenza di Dio con la forza, con l'autorità, con la prepotenza. Il suo regno non è un regno di violenza. Lui stesso dice: se volessi, chiederei al Padre e 12 legioni di angeli sarebbero venuti in mio aiuto. Proprio per farci capire che il regno di Dio non è un regno di potere, ma è un regno di amore. Ed è quello che cerchiamo anche noi di capire in questa Settimana Santa. Se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo essere figli di Dio, dobbiamo imparare ad amare, e ad amare tutti. Il secondo momento mi fermerei sulla specie dell'Eucaristia. Il pane e il vino che Gesù prende, come anche l'asino, come anche la croce. Gesù prende degli elementi naturali, ma anche facili da ottenere. C'era lì l'asino che lo aspettava. Il pane e il vino facevano parte del culto, della Pasqua. La croce li hanno messo sulle spalle di Gesù. Dico questo perché anche nella nostra vita, anche nel nostro piccolo, il Signore sa utilizzare quel poco che offriamo e lo fa diventare tanta grazia, tanta forza per tutti quanti noi. Il pane e il vino non è più il pane e il vino,
diventa il corpo e il sangue di Gesù. La croce non è semplicemente un legno su cui venivano attaccati i condannati, ma è la salvezza di tutti quanti noi. L'asino, il Signore poteva benissimo scegliere un puro sangue, invece ecco, sceglie un asino e possiamo dire che dà il senso anche della nostra esistenza. Dico questo perché dobbiamo capire anche noi che il Signore lavora anche attraverso le nostre cose più piccole, più semplici. Non abbiamo la forza per far sconvolgere il mondo e mandare via il virus, ma nel nostro piccolo possiamo fare tanto e così far guarire tutti, far guarire anche me. E l'ultima cosa, mi fermerei sul brano del Vangelo all'inizio della Messa, perché la gente che stava davanti a Gesù e la gente che stava dietro cantavano Osanna nell'alto dei cieli, una parola che fa parte anche della nostra liturgia, del canto del Santo. Osanna per noi, osannare una persona vuol dire lodarla, alzarla fino al cielo con le nostre lodi. Osanna nella parola di Dio che abbiamo ascoltato non ha questo significato, ma è un grido di invocazione, di implorazione su tutti quanti noi. Signore aiutaci, Signore salvaci. Questo è il senso di questa parola. Ed è questo anche il senso di questa Eucaristia, perché ci mettiamo nelle mani del Signore con quello che noi siamo, perché il Signore aiuti tutti noi a guarire e a tirarci fuori da queste situazioni difficili che ci abbassano e non ci fanno alzare lo sguardo verso colui che veramente ci sa. E adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero della redenzione del suo Figlio. Diciamo insieme, Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisci la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori, conforta vittime delle ingiustizie umane, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio onnipotente e misericordioso, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, conforto nel pianto. Noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova pandemia virale. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te. Conforta i tuoi figli, salva
liberaci dalle angustie presenti e apri i nostri cuori alla tua speranza. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dona la tua forza onnipotente a tutti coloro che instancabilmente si prodigano per combattere il coronavirus e dona la tua pace eterna a tutti i nostri fratelli vittime di questo terribile male. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la passione del Signore e donaci la gioia di partecipare alla gioia del Tuo Figlio risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto noi sei, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la libertà e la fiducia dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Amen.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vivremo una settimana santa un po' particolare, non potendo partecipare alle sacre liturgie con cui siamo tradizionalmente abituati. Ci abbiamo un po' i mezzi di trasmissione multimediale, quelli che ci aiuteranno a vivere anche dalle nostre case questo momento di grazia che il Signore ci ha mandato. Vivere insieme con la nostra famiglia, nell'intimità della nostra casa, i santi misteri della passione, morte e risurrezione di Gesù. In più ci abbiamo anche l'aiuto del sito della Diocesi di Foligno, che ci dà tanti spunti per ragazzi e per adulti per poter vivere ancora più da vicino questi giorni santi. Vi do la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte della sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Amen. Grazie a Dio.